vabbè, va per con un po' di un brava che fa. Thank you.
Ciao! Non so se ce l'ho qua.
Sì. Io ballerino. Sì, sì. Adesso non lo scrivo. Ciao raga, qui c'è il ciclismo.
splendida manifestazione ieri di Corrado di Oro, che è il massimo Vincenzo del Poli, con quella rosa del Giro d'Onore, che per noi è la massima, insomma, i massimi riconoscimenti che facciamo ai nostri atleti e a tutte quelle che protagoniste del nostro mondo. È un giorno importante, grande festa, sempre numerosi, importante perché anche quest'anno il numero delle medaglie è sempre a un livello altissimo, ma soprattutto perché di queste medaglie si cominciano ad ottenere anche discipline in cui avremo dei ritardi davvero storici, per cui questa città ha una soddisfazione. I risultati per noi sono, diciamo, tutti uguali, anche se le differenze le sapete fare voi e le sappiamo fare anche noi, soprattutto lo fa l'impatto mediatico e la popolarità che viene confermata nel nostro mondo. Grazie soprattutto al vostro impegno e alle vostre prestazioni. Noi siamo molto felici, siamo alla fase del biennio, da questo pomeriggio con il Presidente regionale, domani con il Consiglio federale, inizieremo a valutare un po' l'attività del biennio, per rimettere un po' a fuoco le nostre modalità, per fare il massimo sforzo su quelli che sono i passaggi successivi, le qualificazioni del maggior numero dei posti possibili per le prossime Olimpiadi, per ottenere poi i risultati che interessano di più, che sono proprio quelli dei Giochi Olimpici di Lino 2016. Ci sono tanti passaggi in questa situazione, sicuramente momenti dei grandi risultati e il fatto di festeggiare tutti insieme, questa è la caratteristica di questo Giro d'Onore. Addirittura per quest'anno prendiamo le sorti dopo i 14 anni, insieme magari a Zanatti, che qualche anno ne ha di più, e sicuramente l'atleta di maggiore affermazione che oggi ci può esportare. Per cui siamo doppiamente felici, questo per dimostrare quanto il linguaggio all'interno nostro sia cambiato. Il linguaggio sportivo è ormai diventato unico, la multidisciplinarità ha preso possesso della formazione di tutti gli atleti. In questo mese di novembre, devo dire con molta soddisfazione, e al Consiglio federale che ha accettato questa sfida sulla formazione. Abbiamo fatto tre weekend a Salso Maggiore, che è un po' la nostra commerciante del ciclismo, con dei numeri altissimi di presenze, con gente motivata, con gente attenta su tutta quella che è la formazione, sia tra i tradizionali, tra i direttori sportivi della strada, cioè tra i elite, e gli juniores con quelli del mountain bike. Questo lo dicevo prima, il linguaggio che deve continuare a così, a avere simbiosi proprio per lo sviluppo di tutto il ciclismo. Poi il weekend di professionisti, che è un momento straordinario, ringrazio e saluto il Presidente Enzo Scotti, qui con il quale si sta facendo un lavoro davvero importante, e poi per finire con tutte le altre abilità che abbiamo messo insieme, per cui io ringrazio davvero tutti. Dovevo seguire la scaletta, però sono stato invitato a non farlo, perché avevo motivi di tempo, per recuperare il tempo. Vi voglio dire soltanto a tutti gli atleti, a tutte le società sportive, ai corpi militari che si stanno aiutando tantissimo, a tutti quelli che veramente ci stanno affiancando, comprese le presenze qui magnifiche del vicepresidente del Corpo, del magnifico rettore, del mio Giunta, di Cozzi, da tutti gli amici che ci onorano. Saluto uno per tutti, Paolo Calaperti, che è un allenatore, più per altro. Ne scuseranno gli altri come Dulci Santini, anche il Presidente del nostro settore. Saluto e ringrazio davvero i nostri Presidenti del settore. Quest'anno come Consiglio federale abbiamo fatto una scelta di lasciarli soli, di dare maggiore dignità, maggiore capacità, devo dire che hanno superato anche le nostre migliori attese, per cui il ciclismo è quello che vediamo in queste domeniche. Gare di ciclocross con minimo 400 partenti e troviamo sempre più giovani, tante ragazze che si cimentano in confini rigidi con il fan, che è significativo che il ciclo trae e che il ragazzo vede nella bicicletta, per fortuna ancora una scuola di formazione, cioè una scuola di vita. Io mi fermo qui citando solo una cosa, altrimenti Valentino mi sfida, che oltre alle bellissime prestazioni dei nostri straordinari atleti sono stati bravi anche a organizzare degli eventi. Ieri il Presidente Renzi ha magnificato quelli di Firenze e della Toscana nel 2013. Qui c'è entrato Mancini, che ho voluto con noi e con rappresentare il governo come sottosegretario delle infrastrutture, e dei progetti che stiamo facendo insieme sull'educazione stradale per le scuole medie. È stato l'artefice sia della prima candidatura, che ancora non è andata a buon fine perché era stata assegnata a Varese nel 2009,
ma soprattutto quella della Toscana, è stato il primo credice tipo che ci ha aiutato, poi ci ha lasciato a vento negli ultimi mesi per i crediti politici, però insomma glielo abbiamo fatto e ieri devo dire che è stato significativo il ricordo da parte del presidente del consiglio e l'altro, è la prova di Coppa del Mondo che si offre a Castiglione e alla Toscana. E la prova sarà premiata dalla Federazione Mondiale e l'occasione della consegna del premio per la Coppa della Tappa che si svolgerà nel Giro d'Italia. Grazie a tutti davvero per la vostra presenza, numerosa, significativa, che ci siete sempre di sostegno. Per ultimo, un ringraziamento, ho sempre dimenticato gli anni passati, al segretario generale, a tutto lo staff di Roma, di Milano, di tutte le sedi territoriali. Onestamente, su tutto quello che abbiamo realizzato, vi assicuro che come operazione di riordino è stata davvero pesante. Siamo usciti grazie alla loro meticolosità, alla loro competenza. Grazie a tutti. E per ultimo voglio lasciare che ogni tanto mi dicono ma i rapporti con il CONI non sono. Io rivendico il fatto che in questo palazzo ci sono cresciuto e fino all'ultimo rispetterò l'istituzione. Con il presidente CONI c'è un ottimo rapporto, lo ringrazio anzi del sostegno, devo dire anche delle cose di male, questo è significativo. Con Roberto Francini facciamo parte dello stesso anno accademico della scuola dello sport. Auguro loro buon lavoro, vi ringrazio di essere qui. Non cito Luca Mancali perché c'è sempre questa conflittualità fra noi e lui. Noi siamo stati i primi a volere gli atleti del CIC all'interno della federazione. Adesso tutte le volte che prendiamo, li prendiamo 4 e li prendiamo 5. Ma la federazione dove sta? Noi ci siamo, ci riteniamo stretti perché per noi sono ragazzi straordinari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al dottor Giovanni Maracò, presidente del CONI. Buongiorno, dopo poco tempo perché credo che oggi sia stato santo dalla scena di ragazze e ragazzi. Il fatto di essere qui e essere premiati che hanno fatto bene la passata stagione. Caro Renato, è un momento importante per quello che sta per ieri, il collare d'oro, non uscirò per la candidatura olimpica, c'è mondo sugli atleti che ci offrirate gli amici che già citato, non ricordo, e mi ha fatto piacere sentire le parole che mi riguardano, però per me non è importante, lo dico con franchezza, gli aspetti formali e la sostanza delle cose hanno secondo me un significato molto maggiore soprattutto nel mondo dello sport. Ci sono, lo sai che ci sono, poi magari ogni tanto non riesco a fare tutto, non riesco a fare tutte le cose che mi chiedono, vedo anche amici e colleghi, però c'è una piena disponibilità per farvi sentire a te, soprattutto tutte le persone di questa sala, tutti i tesserati ciclesi con questo sport che peraltro io pratico in modo abbastanza impegnoso, però su quanto posso, il sabato e domenica, la bicicletta, a Sabaudio, come mio amico Santini invece si parca per la famiglia, anche italiano su tutto mobile, però mi piace moltissimo perché ho scoperto che di gran lunga non solo quello che fa meglio, ma penso quello che faccia meno male rispetto agli altri, che poi ti trovi sempre con qualche problemino troppo di loro. Voglio non essere banale, voglio dire con franchezza quello che penso del ciclismo. C'è una formidabile popolarità per la bicicletta. Questo è buono, questo è bello. I nostri amministratori locali, non solo locali, mi ambiente in qualche comune virtuoso. Io c'eravamo il sottosegretario del Rio, che fa un sindaco di Reggio Emilia, credo che sia quella città che ha il maggior numero di incidenze di chilometri all'interno del territorio di un comune dedicato a ambisce tra le disciplinari. Se tutti quanti prendessero esempio da quello che fa qualche paese, soprattutto del nord dell'Europa esiste, avremo una società migliore, potremmo esercitare più figli, che sicuramente sarebbe un bene per questo sport. E poi ci sono tanti risultati, qualcuno importante, qualcuno meno buono. Io sono molto ottimista per il futuro del CIC, so benissimo che non è sempre soprattutto sulle competizioni in vista, perché
uccide, e anche questo potrebbe essere una grande cosa che di loro rivolta, perché certo se succede qualcosa tra virgolette di straordinario, la vedo dura, cominciare la città di Roma, questo è consigliato per quello che c'era, ci avete che era abbandonato, però insomma comunque c'erano altre premesse, altri impegni, di farne uno magari diverso verso la Lovettina, invece hanno puntato tutto quello e non si è fatto più niente. Insomma, bisogna avere anche il coraggio di investire la parte ambientistica, perché sennò diventa veramente molto difficile fare il tuo mestiere, che è un mestiere che si occupa di tutto quello che il Consiglio federale, da lei, c'è tanto, malgrado tutto, ci sono le regioni e dei giovani che lasciano molto entrare nel comitato che io sabato e domenica chiamo subito più fuori dai vari campi. Poi c'è la strada che sapendo che sono molto, non mi permetto di dire sponsorizzato perché non ho mai fatto nulla come presidente federale, però quando ho saputo la notizia ero proprio felice che il grande Davide Cassani sia la persona giusta per assumersi questa responsabilità non da poco, perché in effetti ci sono grandi aspettative. Non voglio dire che il ciclismo è come il calcio. Se tu fai un mondiale e se non vinci o se non vai molto vicino a vincerlo, nel nostro paese sembra quasi come l'hai perso, perché quello è piuttosto è complicato, tenendo conto, però è bello diciamo di essere la conduzione di un gruppo su cui quel giorno di quel mondiale si accendono tanti riflettori, questa gara, ricordo bene l'impegno di Ibari, ricordo perfettamente anche le sue gesta che stanno a tutte Francia, commosso l'intero paese e l'orgoglio dell'Italia, questo bisogna sottolinearlo, così come ha detto giustamente Alex, Renato Pirò. E quindi luci, poi ci sono tante storie che in questo sport ne hanno illuminato in qualche modo, hanno cercato magari di portare le magiche. Per colpa di qualcuno, ci sono tante delle storie che hanno ferito. Il conto è la coazione, la determinazione, la volontà che da parte del CONI, sai, ci sono delle persone che sono molto attente e sensibili al tema del doping e da parte della federazione di usare il metodo della tolleranza zero. Questo è l'unica cosa. Vedete, è un pochino come il ragionamento che si sente oggi parlare diciamo queste inchieste sulla città, dopo magari ha detto che cosa sul mondo e sul mezzo, c'è anche per milioni di persone, con una vita, ma proprio poi scopri che devo quanti sono 5, 10, 20, 50, 100, 200 persone, non lo so adesso, non voglio dare peso. La legge in un'inchiesta dice mafia capitale. Cioè, forse è uno slogan che può funzionare anche mediaticamente, ma che c'entra una mafia con le altre 4 milioni di persone? Voglio mancare di rispetto nei confronti di quello che è stato praticamente sul territorio, pensando per quanti amici siciliani, ma la mafia è qualcosa quando tu non riesci ad aprire un negozio, se tu non paghi il viso, non riesci a continuare a fare l'attività, se tu non paghi il viso, riesce a prendere comunque questo parto se non paghi il viso, c'è un sistema molto radicale, qui ci sono delle persone, scusate se la voglio dire, ma anche le pago, che proprio in modo vergognoso, utilizzato degli agganci a livello politico, a livello pubblico per ottenere dei servizi, se rientrano in quella altrettanto brutta tradizione che esiste da parte la nostra società che si chiamano prodotti di produzione. Ma io, scusate, noi che ci vediamo, noi anzi dobbiamo dimostrare che il nostro mondo, prendere distanza, dimostrare che il nostro mondo è diverso, la stessa cosa, il mondo del civismo nei confronti di quei pochi, magari anche in società che non sono quelli italiani, hanno cercato, scusate se lo dico, di distruggere invece tutto quello che di peso mi ha fatto ogni giorno. Io non posso ringraziare il ragionamento quello che voglio raccontare, questo non significa assolutamente che ci sia da parte nostra
guardiamo sempre di parecchiare le cose che capire che esistono, che assolutamente non voglio conoscere, credo che lo facciamo all'Italia, la nostra città, lo sport, in questo caso il ciclismo, il bellissimo ciclismo di cui io personalmente sono molto innamorato. Grazie. Grazie a tutti, al Presidente del Comune. A questo punto passiamo alla parola all'onorevole Riccardo Pecini. Buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie tanto per l'invito. Tre cose. Pochi giorni fa il Censis si è fatto una fotografia pessima dell'Italia. Tra le altre cose ha scritto che sono pochi gli elementi unificanti di questa Italia. Fra gli elementi unificanti hanno messo i carabinieri, la scuola e i giri. Ora, noi sì, dobbiamo cambiare in parte la doppia veste di quello che porto di ex presidente della Federazione Ciclistica Toscana, però fate un applauso perché siete ancora oggi una delle poche federazioni che rappresenta un biglietto da visita straordinario della buona Italia del mondo. Ciò che dicete, la promozione di questa Italia che fate è straordinaria, lo rappresentano soprattutto i ragazzi e le ragazze qui, non soltanto. Primo ragazzo che è esattamente davanti a me. Secondo, per avere buoni risultati, come diceva il Presidente Maracò, servono impianti. Noi abbiamo avuto un'Italia focata quasi interamente all'utilizzo degli impianti sul calcio e molto poco attenta sull'impiantistica per la squadra, che già stava crescendo al lavoro massimo tra gli altri, ciclismo. Il ciclismo ha bisogno di quel tipo di sviluppo. Una struttura che riguarda gli atleti, piccoli soprattutto, fino anche il cresimo, e hanno un'abilità a stare anche sulla strada. Ma soprattutto ha bisogno, il ciclismo, l'uso della bicicletta, chi usa la bicicletta, di avere la certezza che in bicicletta si possa usare la bicicletta senza danno. Oggi i ciclisti non diventano professionisti, chi usa la bicicletta per muoversi è un utente più a rischio, molto più dell'automobilista. Numero degli incidenti è il numero più alto, prima i ciclisti, poi vengono i vendoni e poi vengono gli automobilisti. Parlo di incidenti che sono incidenti che sono stati. Il 10 obbliga, la ragione per la quale con Renato stiamo lavorando a un progetto che riguarda la situazione stradale, il 10 obbliga a ripensare la vita delle città. Ci sono città europee che hanno piste ciclabili dove erano molti anni e stanno passando alla fase successiva di ciò che arriva dopo la pista ciclabile. E noi abbiamo ancora oggi piste ciclabili tagliate tra il marciapiede e il parcheggio, dove ci sono strisce rosse, una parte di pace del pedone e l'altra parte delle due ruote. Ecco, nei piani urbanistici delle nuove città bisogna avere la forza di disegnare una città a misura che ricomprenda un'attenzione per l'utente debole. La mettiamo nel codice della strada nuovo, questa che non è soltanto una tendenza di massima, ma una sorta di norma vincolante per i comuni. Poi c'è un altro aspetto. Renato su questo rompeva le tasche un giorno sì, un giorno no, ora può farlo, diciamo, con maggiore definità perché forse la soluzione si può avvicinare. E riguarda la possibilità per il privato di finanziare le società che fanno sport. Noi abbiamo due voragini in Italia grandissime. Una è questa. Quindi modificare la norma in modo tale da avere la possibilità di finanziare il trasporto dilettantistico, soprattutto prima ancora che professionistico. Problema simile che abbiamo, quando parliamo di restauro dei grandi piani artistici che abbiamo in una massa straordinariamente alta, con poche risorse dello Stato da destinare. In questi casi, prendiamo la strada privata, entrambi, sport e cultura, o altrimenti lo Stato rischia di non farcela. Si tratta di misure innovative che possiamo promuovere e che già stanno in attenzione, io spero che possano andare sul piccolo norma fiscale e presto all'attenzione del Parlamento. L'ultima questione, ringrazio a ricordare i modelli di ciclismo. I modelli di ciclismo di Toscana sono stati, salvo non aver raggiunto un numero adeguato di medaglie, ma anche un buon esempio di amministrazione pubblica. Perché la città ha risposto, lo ricordate anche il Presidente Renzi. Sono stati mandati per 9 giorni dentro la città, non fuori, dentro Firenze, passando attorno al Duomo, al Battistero, in casa San Giovanni più di una volta, e vorrei dire anche un buon esempio di buona amministrazione.
perché non ci sono stati scandali, fioriture di esempi di malaffare che spesso fioriscono in Italia e in giro per il mondo. Ecco, queste sono le tre cose che dovremmo portare tutti qua a modello, perché sono poi modelli di comunicazione, ai suoni. Però quando parliamo di ciclismo deve anche il cappello, perché ancora rappresenta un ottimo passaporto dell'Italia vincente ovunque si vada nel mondo. E quel cappello ti ha detto, grazie per l'occasione. Grazie a tutti. Grazie. Siamo arrivati un po' con queste dovute importanti premesse da parte dei nostri operatori al momento dei riconoscimenti delle proprie. Seguiremo una scaletta direi interessante perché partiremo dai più giovani e la prima categoria, quindi il primo ragazzo che andiamo a premiare oggi con l'occasione di questa edizione 2014 del Giro d'Onore, uno specialista della mountain bike, ha ottenuto la medaglia d'oro al campionato europeo giovanile di combinata appunto nella mountain bike quest'anno a Graz in Austria. Io vi chiedo un applauso perché sono 14 anni di Zaccaria Coccoli. Grazie.
i riconoscimenti dal dottor Maradona, dal Riocco, dalle nostre autorità, che si avvicinano anche Roberto Forticini, segretario generale del CONI, per questi importanti riconoscimenti. A questo punto, organizzante, vorrei rivolgere il commissario tecnico della Dauni, Roberto Danassa, per scambiare due impressioni, due parole solo dopo le fotografie. Naturalmente io complicare per la rete in questo momento con un altro applauso, grazie. Roberto, buongiorno, grazie per essere qua. Dauni che comincia, ricorda forse gli antichi passi, perché la Dauni dall'Italia era un terreno molto fertile negli passati, abbiamo comunque dei giovani che si stanno cimentando con ottimi risultati su tutto l'alcolino di sopra. Sì, Dauni è uno sport molto giovane, quindi ha avuto un'evoluzione in 20 anni veramente importante. E inizialmente era uno sport che si basava esclusivamente sulle capacità estrose e tecniche degli atleti, e ormai diventa invece una disciplina vera, che serve anche una preparazione fisica. Tutti gli atleti di alto livello hanno un preparatore atletico e seguono una preparazione come i ragazzi che fanno scambio, probabilmente anche di strada. E questa mentalità in Italia ha avuto un buco, adesso sta iniziando a trovare spazio, e quindi i giovani iniziano anche fuori, speriamo che non venga. Speriamo sicuramente. Facciamo un applauso. Si sono svolte quest'anno, questo 2014, in Cina, a Nanchino, dove le ragazze italiane sono stati veramente strepitosi e straordinari, hanno ottenuto grandissimi riconoscimenti dal punto di vista dei risultati del solo. Vorrei chiamare il commissario tecnico della strada Mastino Juniores, Rino De Candido, e un applauso. Però sono riuscito a creare con l'amico Milo, dal tempo
per il gruppettino che abbiamo privilegiato in questo caso avete piacere di una nazione di particolare, ma quello che devo dire è così l'impegno che ci hanno messo questi ragazzi per difendere il ruolo che l'Italia in una situazione che diciamo che a livello internazionale ha poco rispetto alle altre politiche di territorio. Bene, passiamo un passo al tecnico, grazie. Io vorrei proporre anche le due ragazzine terribili, dove volete, perché vanno veramente molto molto molto, mi sono io a Chiara Pioce. Questa ragazza, questo viso molto semplice e sorridente, una ragazza che in realtà vince su tutti i fronti. Prendeva forte di ciclocross, ha vinto due giorni fa a Sirvelle, è una atleta che ha vinto, vince anche nella mountain bike nel cross country, nel cross country di Vieneto, insomma, quali sono i più. Cioè, comunque voglio crescere piano, bisogna fare di ripetermi. Lo auguriamo. Facciamo un applauso prima che la Pioce, grazie. 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 Questa giovane speranza che già è quasi una realtà italiana, Sofia Regina, non soltanto ciclocross, non soltanto strada, ma come anche online, insomma, sei una delle belle, direi, più obiettive del movimento nazionale. Sì, grazie. Giovanili, ho cercato di cimentarmi anche con la specialità come la mountain bike coordinator e è stato soprattutto un divertimento perché arrivare lì e non aver mai provato una missione mountain bike sono stata molto contenta e comunque si spera di continuare per la strada che sicuramente la società è molto di più e poi c'è un cross che è il divertimento. Bocca al lupo per il tuo proseguo di carriera, grazie anche a Sofia Regina, grazie a tutto il gruppo. Noi vogliamo naturalmente pace e andiamo a parlare in questo caso di Dome Juniores strada e pista di fuori dei giochi olimpici. In questo caso vorrei chiamare l'attenzione del direttore tecnico per l'attività di tutte le nazionali femminili, la diretta Edoardo Salvotti. Facciamo un applauso, grazie. Tra l'altro le atlete che andiamo a richiamare in questo caso saranno Elena Bissolanti, medaglia d'oro ai campionati europei di Lione, Santista 2014, Lina Nicolò, nello scratch, Claudia Preghi, che ha ottenuto il bronzo ai campionati europei di Lione, Santista 2014, combinato ancora nello scratch. Quindi Martina Alzini, che ha ottenuto la medaglia d'argento ai mondiali di Lione, Santista 2014. La disciplina dell'ottima, quindi ripeto ancora una volta con il nome di oltre alla affermazione di cui ho parlato e di cui vi ho descritto in precedenza, è stata in grado di vincere con l'accento dell'inseguimento a squadre di Gnores, vi chiedo un applauso sempre per Claudia Crenti, l'inseguimento a squadre fanno parte anche Daniela Agnetto Aglietta che sale per questo momento di prevenzione. Facciamo un applauso per cortesia. Ho ottenuto il riconoscimento anche a Martina Zini che già l'abbiamo chiamato in precedenza, scusate, e poi per Vittoria Sperotto, per l'argento, ancora i compagni di una pista assoluta, e ci sono spazio. Poi c'è spazio per una medaglia d'argento e una medaglia d'oro, per dire molto su strada con Ferrari Spagna, e anche io qui su strada a Nioli Svizzera, tutti per Sofia Bertisolo. Nella disciplina della cronometro, Alice Gasparini. Thank you.
Buongiorno, grazie per la sua importante presenza, anche in questo caso in questa diciamo lunga cavalcata attraverso i titoli venuti dall'Italia, in questo caso dall'italiano, perché siamo assolutamente nel secondo piano le prestazioni di queste atlete della categoria femminile che ancora una volta hanno portato in alto il nome dell'Italia in giro per il mondo della loro disciplina. Nonostante che negli ultimi anni si sta ripetendo con grande continuità, in particolar modo quest'anno sono veramente molto soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare in alcune specialità dove stiamo cercando di riemergere e a suoni risultati stiamo ritornando ad occupare quel posto di prestigio per una nazione come l'Italia delle faccio riferimento. In particolar modo le specialità della pista, in questo caso il segmento a squadre, dove quest'anno abbiamo ottenuto d'argento, mondiale con le junior, bronzo europeo nel 23 e l'ultima medaglia nel 2014, bronzo agli europei con le junior. Direi che non mancano assolutamente i risultati. Facciamo un applauso al direttore tecnico e quando sono pronti con il corretto di volte anche il corretto di volte. Yeah.
un titolo specifico che l'ha disponibile o richiede, dà un po' di dimostrazione che come movimento ci siamo, dopo le medaglie di Viviane Attilio da Uniones, anche se non si prendono le medaglie di legno, abbiamo fatto un quarto posto in Bulgaria per quartetto, insomma, ci stiamo muovendo, dopo ci sono altre discipline, come il segmento a squadre, dove abbiamo un grosso campo da recuperare, sia tecnico che anche di mentalità. Ci stiamo provando, ci stiamo lavorando, abbiamo gente come Viviani che sta avvicinando un po' il gruppo, spero che faccia anche un po' d'esempio e dia un po' di movimento a vista. Assolutamente. Grazie, Marco Villa, al Ministero del Tecnico. A questo punto cominciamo a parlare di strada maschile a livello juniores. Vorrei richiamare la vostra attenzione per il commissario tecnico di questa strada maschile di juniores, appunto, vorrei dire Rino De Candido. E lui, dobbiamo chiamare anche un atleta, Giovanni Orsini, che è stato medaglia d'oro del campionato di europeo su strada nel 2014, come corrente campiona. Che vengono premiati con la dottora Maragò, presidente del CONI, interviene nella presentazione, meglio nella premiazione, che è il segretario generale del CONI per la consegna ufficiale di questi riconoscimenti. Fotografie di vita naturalmente per i protagonisti di questa premiazione, vengono naturalmente gli altri vertici della Federazione Ciclistica Italiana e io vi chiedo un applauso.
Diciamo, con la prossima premiazione vorrei intervenire per questo particolare momento anche il vicepresidente di Cario Daniele Senti, che andrà a direttore delle premiazioni insieme naturalmente con Giovanni Maracoli, con Renato Di Rocco. Inviterei anche Orlando Bondi del Consiglio federale per quello che è il panorama della pista e della strada alla femminile. Intanto, subito, un applauso per una atleta che lo dico subito, non è presente in sala, ma che è stata veramente straordinaria, Elena Cecchini. Facciamo un applauso per la vittoria. Il contesto della gara di campionato europeo su strada a Lyon in Svizzera, sempre la Cecchini ha avuto una medaglia di bronzo, particolarmente importante nello scratch del campionato europeo corsosi in Portogallo, poi la Cecchini che è stata medaglia d'oro nella corsa Fulti, cioè per la categoria delle donne al 23, e ancora la stessa Elena Cecchini, che non è presente, lo ricordo, è stata protagonista di una medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadra. Facciamo ancora un applauso per Elena, che non è con noi, seguimento a squadra Beatrice Bartelloni. E con Beatrice Bartelloni che in questo momento riceve i riconoscimenti dai vertici delle autorità premianti, vuole chiamare anche Francesca Battaro, che è stata medaglia di bronzo ai campioni europei di San Pietro in Portogallo per il seguimento a squadra. Medaglia di bronzo di squadra per queste due atlete che hanno scritto una pagina importante per quello che riguarda non soltanto il ciclismo, ma direi lo sport italiano. Il tecnico in questo caso è Edoardo Savoldi. Edoardo Savoldi che riceve, riceverà una targa della Federazione Ciclistica Italiana per l'impegno naturalmente per gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione 2014 con questi fenomenali risultati di queste meravigliose atlete italiane che hanno scritto una pagina importante a livello internazionale. Intanto vi chiedo un applauso per i protagonisti del secondo strade di San Pietro. Grazie. A questo punto andiamo a parlare del settore strada maschile e under 23. Vorrei chiamare per la consegna di medaglia della Federazione Ciclistica Italiana il commissario tecnico della nazionale strada maschile e under 23, Marino Amadori. Premiazione appunto il Ciro d'Onore, manifestazione
sono assolutamente legale della Federazione Civilistica Italiana. Intanto vi chiedo un buon applauso per questo meraviglioso momento di atleti e di giudizio che abbiamo avuto. Facciamo un intervento con voi tre che siete parte in casa. Partiamo da Marino Amadori. Marino, stagione importante per questi giovani atleti che sono circa quasi importanti, pensate che nel 2014 oggi ricevono un riconoscimento importante, per loro probabilmente ci sarà un futuro altrettanto importante con il tempo. Sì, sicuramente tanti sono andati bene, sono andati bene nel competizione europei con Martinelli e Filosi sia sulla strada e sulla cronometro, molto importante sulla cronometro perché ultimamente abbiamo investito su questo settore, su questo movimento a livello di federazione, si vedono già i giudizi, questo è molto importante perché è un bagaglio molto importante per loro crescita e per il loro futuro nei professionisti. Sono due ragazzi interessanti, Martinelli rimane ancora anche per il prossimo anno, quindi va molto bene. Nostra nazionale, Filosi passa da professionista, è un ragazzo che ha le ottime qualità, so quindi che cosa fare bene anche nel mondo dei professionisti. Grazie, facciamo un applauso per il mondo di tutti i giorni che ha sentito questo valore importante del commissario tecnico, rimarrà ancora per 23. Scelta è questa, per te una scelta in connessione futura, probabilmente il suo capire che c'è in possibilità in questa sera. Sì, è un ragazzo marino, però ancora un anno nel 2023 perché credo che sia comunque importante cercare di raccogliere ancora delle grandi soddisfazioni in una categoria dove questo è possibile, soprattutto a livello europeo, e cercheremo di crescere anche a livello mondiale dove forse ho sofferto un po', ma comunque l'anno prossimo, essendo quarto anno, credo di poter crescere ancora un po', e quindi questa è una delle motivazioni maggiori. E poi comunque credo che non bisogna mai avere fretta di cercare di passare il più a più possibile, perché quando si prendono le batoste poi sono difficili da superare, quindi credo che possa far bene alla mia motivazione e anche a causa di tutto. Un applauso a queste parole, vi ringrazio molto per il momento, vengo da questa parte vicino a un personaggio che invece ha fatto la scelta quasi opposta, che per il 2015 ha realizzato questo nuovo esordio ai professionisti. Che stagione è stata? L'emozione per te essere qua oggi, quali sono i tuoi obiettivi per la stagione 2023? Buongiorno a tutti, per me è stata una stagione molto positiva perché ho raccolto molto come speravo e pensavo di fare. Dopo sono arrivata anche questa medaglia molto cercata e puntavo un po' anche una medaglia mondiale, ma per poco non ce l'ho fatta. Comunque sono molto soddisfatto della stagione. Sono molto onorato di essere qua in questa premiazione e ho fatto la scelta di passare un po' per l'età, un po' perché penso di essere pronto di farlo e vedremo cosa ci aspetterà. Bocca al lupo, applauso. Allora, proseguiamo con il settore elite per quanto riguarda la strada. Andiamo a coinvolgere in questo momento di riflessione il direttore tecnico per l'attività di tutte le nazionali femminili, Edoardo Savotti. Io continuo con le chiamate degli atleti, so che la prima cosa che vi eleggerò non sarà presente perché ancora una volta è Elena Cecchini, ma noi facciamo comunque un applauso per la bravissima Elena che ha ottenuto una medaglia di bronzo nello snatch, ha ottenuto un altro bronzo nella corsa a punti, parlo dei campionati europei in pista disputati a Guadalupe, e poi ancora la stessa Elena Cecchini ha ottenuto ancora un bronzo nell'inserimento alla squadra, facciamo ancora un applauso per Elena che viene con noi. Le pause continuano per un'altra atleta che ho ottenuto sempre con Cecchini un prestigioso riconoscimento per la di bronzo negli europei in pista a Guadalupe nell'inseguimento a squadre, Beatrice Martelloni.
In questo gruppo del segmento sport forse la parte anche Maria Giulia con Confavigneri che non è presente, ma noi facciamo l'applauso e direttato a lei, grazie. Ancora sempre nella dell'Europa, sempre nella categoria di seguito squadre, Simona Frapponti. Poi la vostra attenzione, l'applauso per una che tra l'altro ha ottenuto in passato al confronto olimpico, ma è stata anche campionessa del mondo, Tatiana Udenzo. E poi il vostro applauso per Silvia Bassetti, l'altra componente della categoria di Istituto di Parte, con la medaglia di rotto, la quasi come in Francia, quello che è riconosciuta come francese. E questo è il momento della consegna ufficiale dei premi, che vengono praticamente quasi tutte le nostre autorità per consegnare il riconoscimento del TAC, la TAC della Federazione Ciclistica Italiana, direttamente tra le mani del tecnico, c'è un riconoscimento naturalmente per le nostre atlete con la medaglia di bronzo ottenuta nell'inseguimento a spalle. Approfitterei di questo momento per le fotografie e soprattutto ancora un applauso a parte vostra per essere la nostra classe. E a questo punto vorrei coinvolgere Tatiana Lorenzo. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Una carriera molto importantissima, è passata da politiche mondiali, grandi affermazioni in tutte le parti del mondo e poi quest'anno con questo meraviglioso gruppo di ragazze e anche più giovani. Ma sì, ho intrapreso questa esperienza della pista, credo che come mia atleta il sogno più grande sia l'Olimpiade. Io ho avuto la fortuna di poterne partecipare a tre, però c'è un'altra Olimpiade tra 2 anni e c'è la possibilità come nazionale di qualificare il quartetto. Parlando con il tecnico c'è da raggiungere questo sogno, lo si raggiunge con il gruppo, con le ragazze, credendoci. Sono qui per crederci e insieme ai miei compagni provarci. Noi ti aspettiamo, noi ti aspettiamo. Tatiana Udenzo, grazie. Allora, tra le prossime autorità premiate vorrei chiamare qui con noi anche Camillo Ciancetta, che è consigliere federale, grazie per la sua importante presenza. Io lo applauso per la Camillo Ciancetta. E noi ritorniamo a parlare, in questo caso, di organizzatore della Mountain Bike, per andare immediatamente a consegnare una targa della Federazione Ciclistica Italiana al direttore tecnico per tutte le attività delle nazionali del ciclismo fuori strada, il commissario tecnico della Mountain Bike, ancora una volta lui, Uber Paluma. Ecco che arriva Uber Paluma e riceve la stretta di mano dalla nostra autorità premiante. Che cosa succede adesso? Che l'Italia ha una forte tradizione del mountain biking, in particolare in una disciplina che è quella del trail, nella staffetta. E la staffetta ancora una volta è stata motivo d'orgoglio per l'Italia con una medaglia di bronzo assolutamente straordinaria. I componenti di questa squadra sono Lisa Rabensteiner, facciamo un applauso, grazie per parte della categoria, donne, Maximilian Lieder, categoria Under 23, la parte del cavaliere, che ha ottenuto la medaglia di bronzo. E poi Moreno Pellizzon, anche lui, medaglia di bronzo. Germania, quest'ultimo fa parte della categoria Juniors, ne manca uno, l'ho lasciato apposta per ultimo perché è la colonna portante della fuoristrada in Italia, non solo del mountain bike, direi anche del ciclocross, una atleta veramente straordinaria, eccezionale, molto mediatico. Lui ha ottenuto naturalmente la medaglia di bronzo
nel primo relay a Sebender, ma permettetemi di dire, è stato straordinario, ottenendo anche una forse insperata medaglia di bronzo nella gara individuale tra i venditi nel cross country quest'anno. Lui arriva da Castello al Quadro, Marco Aurelio Fontana. Bronzo mondiale quest'anno sulle primo relay, bronzo mondiale ad Affiel, dove ho ottenuto una terza piazza nella gara di Milano di Toscano, lo vedete che è una missione di presentazione, c'è stato terzo ai giochi olimpici a Londra 2012 alle spalle di alcuni dei colossi del mondo della mountain bike. Credo che vengono consegnate in questo momento le targhe e i riconoscimenti, perché in questo istante proprio Lisa Rappensteiner, ve lo ricordo, atleta della categoria donne e vita, che ha ottenuto questa medaglia di bronzo. Tutta questa è la squadra italiana che ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento della staffetta. Facciamo con un applauso, grazie. Consegna da parte di del dottor Malagoma i componenti di questa meravigliosa staffetta azzurra che formava da quella della tradizione, ha saputo raccogliere un ottimo risultato. Intanto vanno avanti i momenti dedicati alle fotografie, consegnano le targhe chiaramente ai rappresentanti della squadra nazionale italiana. Questo momento la consegna per Marco Aurelio Fontana. Vi chiedo un applauso per Marco che tra qualche istante vorrei con voi. Marco, intanto buongiorno, grazie per essere presente qui a Roma. La tua figura importante è direi assolutamente di riferimento per tutti i giovani che si avvicinano al ciclismo, in particolar modo alla mountain bike. E oltre a questo c'è da sottolineare che questa è una stagione che dal punto di vista tecnico e agonistico forse non è stata delle migliori fino alla fine, ma come solo i campioni veri riescono a fare, sei riuscito a tirare fuori dal tuo cilindro una gara magistrale che ti ha regalato soprattutto questa medaglia di bronzo nella gara individuale di campionati del mondo ad Affiel Norvegia. Che esperienza è stata e qual è il tuo bilancio di stato? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, alla libertà, buongiorno anche a Paolo che è per piacere di vederlo tra di noi nel mondo del ciclismo. È stato una gara un po' difficile, ma però come hai detto tu, ho levato fuori questo bronzo mondiale, sicuramente non è facile quando le cose vanno un po' su e giù, comunque era un obiettivo uno solo e portarlo a casa, però grazie anche alla collaborazione con i due tecnici, l'attività del cross l'ho dovuto un po' sacrificare, adesso ci stiamo un po' tornando, con lui abbiamo fatto questa scelta di diventare mondiale, quindi sono molto contento anche perché insomma, quando le cose vanno un po' così, anche a livello di testa cali un po', no? Invece bisogna tenere gli occhi sull'obiettivo e poi alla fine abbiamo fatto vedere che come ciclismo, come interciclismo, come corsa siamo forti e quindi insomma, puntiamo ai prossimi anni in maniera molto, molto forte. È il riferimento per la mountain bike e non solo in Italia. Marco Aurelio Fontana, grazie a tutti. Meravigliosa formazione. Per la prossima premiazione che andrà ad avvenire su un argomento relativo alla pista maschile, vorrei richiamare la vostra attenzione dell'autorità premiata costituita anche da Renato Rieti Müller, che è il consigliere federale. Facciamo un applauso alla signora Rieti Müller, che arriva con la domanda. Noi andremo a premiare a questo punto ancora una volta un tecnico che abbiamo già visto in precedenza, commissario tecnico della pista nel settore maschile. Consiglieremo una targa della Federazione Ciclistica Italiana a Marco Villa. Ecco Marco Villa che raggiunge ancora una volta il centro della scena. L'altro riconoscimento è una medaglia d'oro per un'atleta che ahimè non è presente, ma ha ottenuto l'oro ai campionati europei a Guadalupe nella disciplina dell'Omnium. E vi chiedo l'applauso per Elia Viviani. E a questo punto procediamo anche con la consegna di una medaglia d'argento per un atleta, naturalmente italiano, che ha brillato in questo caso nella corsa a punti nella categoria Elite.
lui è Liam Merdazzo. Eccolo qua, Liam Merdazzo, centro naturalmente olimpista elite, naturalmente 2014 con la Lupa. Fortunata e fruttuosa, soprattutto esperienza per i colori azzurri. Facciamo ancora un applauso per Marco Villa e per Andrea Bertazzo. Rimaniamo naturalmente nel ciclismo, andiamo nell'emisfero dello sterrato di Prati con il ciclocross, altra disciplina importante, una disciplina che tra l'altro sta vivendo le fasi più interessanti della stagione proprio in questi giorni, proprio in questi mesi, perché lo sappiamo, novembre, dicembre e gennaio sono i mesi di ciclocross. Per questa condizione inviterei Andrea Tideri, che è un consigliere federale, lo abbiamo già invitato in precedenza, atleta tuttora di altissimo livello della mountain bike. Andremo a consegnare una targa della Federazione Ciclista Italiana al commissario tecnico della squadra nazionale di ciclocross, nonché ex campione italiano di questa disciplina tra i professionisti, Fausto Scotti. Ottenuta durante il campionato del mondo di ciclocross a Ungerheim in Olanda nella categoria donne elite, la prima medaglia italiana della storia nei campionati del mondo del cross l'ha ottenuta Eva Lechner. Eccola qui Eva Lechner, va detto non solo ciclocrossista, ma forte anche su strada, ma la sua disciplina forse più importante delle sue caratteristiche tecniche, posso riferirmi assolutamente alla mountain bike, perché da lì che è nato questo talento straordinario che arriva dall'Alto Adige, che è maturata gradualmente fino ad ottenere un riconoscimento così importante. Intanto vi do un applauso per Fausto Scotti e per Eva Lechner. Intanto buongiorno, grazie per essere presente, tu che sei quasi di casa qui. Insomma, che dire di questa medaglia d'oro strepitosa ottenuta da Eva, che è una delle atlete più eclettiche del panorama italiano, che posso contare? Ma intanto grazie a tutti, è un lavoro che si è iniziato da lontano. Siamo una nazione con più praticanti atlete femminili nel ciclocross, quindi questo ti dà orgoglio. La medaglia di Eva è stata ad esempio un po' per tutti i sacrifici che si stanno facendo adesso. Un plauso io lo voglio fare alle persone che comunque approvano i nostri programmi, al segretario, al presidente e al consiglio federale che applicano i nostri progetti e nei progetti che facciamo tutti noi tecnici. L'ultimo ringraziamento lo vorrei fare al presidente Giovanni Malagò, perché per 23 anni ho corso in bicicletta, ho fatto tante mondo e vestito per tanto tempo la maglia azzurra. Grazie per lo scudetto che ci hai dato. Grazie. Grazie, grazie Fausto. Allora, mentre ricordavamo delle due imprese di quest'anno, non solo, stavano scorrendo queste slide, dove ti vediamo solo con i podi di livello internazionale, di livello mondiale. Qua parliamo di ciclocross, ma tu ami tantissimo anche la mountain bike. Insomma, quali saranno le tue aspettative per i prossimi anni e su quale delle discipline andrai a concentrarti? E perché dovrai dire ciclocross, perché il prossimo se no ci metti in galera. Ma, buongiorno a tutti, innanzitutto. No, il ciclocross ho iniziato pochi anni fa, cioè in prima linea per mettermi in forma per la stagione di mountain bike. Dopo poi con gli anni sono sempre stati arrivati in più risultati, per quello dedico sempre un po' in più anche al ciclocross e mi sto divertendo e sì, con il ciclocross ho iniziato adesso per questo anno settimana scorsa e appuntamento che sarà di nuovo il mondiale a inizio febbraio a Davo e Cecoslovacchia e sì, la prossima settimana l'anno sarà già in Coppa del Mondo e non vedo l'ora di fare la gara anche a livello internazionale. Noi non
vediamo ancora di questa sera un'altra medaglia, magari proprio in questo prossimo campionato del mondo. Eva Legler, grazie Eva, grazie a tutti. Ora, a questo punto ci stacchiamo un attimino dal momento che è dedicato esclusivamente alle relazioni, perché questa sera noi abbiamo l'opportunità di presentare a livello ufficiale quello che è il nuovo sito della Federazione Ciclistica Italiana. Lo faremo, credo, naturalmente anche con l'aiuto di una grafica, e vorrei passare la parola, la linea, a Giovanni Versiglio. Grazie a tutti. Prima di tutto ringrazio il Presidente Pinocchio perché ha voluto che presentare questo lavoro fosse uno degli operai che praticamente ha faticato per portare avanti il processo. Con un pizzico di orgoglio devo anche ricordare che la Federazione Ciclistica Italiana nel 1996 la occasione delle Olimpiadi di Atlanta, la vittoria della nostra Lavoratezza, uscì con la prima pagina web, forse in assoluto per quello che riguarda i ciclisti. Dal 94 è passato molto tempo, non è che siamo stati con le mani in mano in questo frangente, che la Federazione Ciclistica ha sempre puntato molto sui sviluppi dell'informatica. In questi anni ci siamo dotati di un sistema informatico completamente web che permette di essere integrati tutti i rapporti della federazione, della società, i propri utenti, in maniera semplice e funzionale. E questo è stato un grande risultato. Siamo tornati di nuovo alla comunicazione digitale, era il momento di rinnovarci. E per fare questo abbiamo puntato su tre parole d'ordine nel portare avanti questo progetto: la fruibilità, la chiarezza. Per questo abbiamo scelto di utilizzare un'interfaccia più moderna, di utilizzare dei caratteri grafici più grandi, più leggibili, che fossero di chiara leggibilità con ogni mezzo tecnico che possiamo usare. Voi sapete che ormai il PC è uno degli ultimi device utilizzati per la navigazione internet per poter ricevere informazioni. Ormai di quanto siamo smartphone, tablet, il nostro sito è ottimizzato per qualsiasi di questi mezzi di insieme al layout abbiamo riorganizzato i contenuti, soprattutto per quello che riguarda l'organizzazione, per quello che riguarda i nostri sport, cioè le nostre decisioni. Abbiamo voluto mettere il focus principalmente su quelli che sono gli sport disciplina. Quindi abbiamo in alto una top menu che sarà sempre visibile per quanto riguarda il consiglio, con i richiami alle varie discipline. Le varie discipline sono caratterizzate dalla patente di colore specifica del gruppo 1, che crea un ambiente riconoscibile dal utente specificamente per la prima disciplina. E hanno una page dedicata di questi che possiamo definire dei residui, hanno anche un indirizzo di sottodominio diretto per cui gli utenti possono anche direttamente accedere se sono di interesse con un campagna o ovviamente su una lista. Tra queste discipline abbiamo inserito la maglia azzurra. La maglia azzurra non è un effetto di discipline, ma è un traguardo importante per tutti i nostri atleti, cioè la conclusione di un percorso che comincia da giovanissimi, che prosegue con il lavoro anche spesso oscuro di tante società, di tanti appassionati, di tanti tecnici, che porta ad alcuni di questi ragazzi ad investire anche in futuro, che è diciamo, l'apice della loro carriera e anche la, tramite loro risultati è la conclusione del lavoro della nostra. Per cui la maglia azzurra viene trattata come pubblicità. All'interno di questa della maglia azzurra tratteremo tutti quelli che sono gli argomenti relativi all'attività della seconda nazionale,
i nostri tecnici ci daranno una mano per fornirci informazioni dirette per dargli i vari campi di gara che si svolgono in manifestazione. Avremo tutte le informazioni sugli atleti, le loro schede, tutto quello che riguarda l'attività di manifestazioni importanti per campi anche di mondo, ma che fanno eccetera, eccetera. Quindi gli appassionati, gli stampa, gli utenti, i singoli, eccetera, troveranno in queste parti tutte quelle che tutte le informazioni che servono per seguire al meglio la manifestazione, nella quale sono impegnati i nostri sempre parlando della fruibilità del sito, abbiamo inserito un menu a pendina in alto che ha la possibilità da qualsiasi pagina di raggiungere qualsiasi altra parte del sito, per cui in qualsiasi momento potete scegliere le disciplina per andare o all'interno delle varie sottotitoli, la pagina del momento dove il sito, come ho detto prima, è completamente responsive. Cui non abbiamo bisogno di un'applicazione del smartphone, non abbiamo bisogno di un sito strutturato del mobile, perché gli argomenti si riposizionano automaticamente a seconda della grandezza della finestra con la quale si tratta. Per cui quello che vedete adesso qui e quello che vedete anche sul tablet o una delle punti più interessanti è l'integrazione dei servizi, con i servizi del sistema informatico. All'interno di questo sito, i nostri utenti registrati si potranno andarsi per tutta la loro carriera sportiva, dal momento in cui noi abbiamo iniziato a registrare i dati del nostro sistema informatico, i loro risultati, le loro gare, le loro iscrizioni legate, le loro partecipazioni, tutti potranno essere ed altro. Gli utenti dovranno trovare facilmente delle società sportive con le quali iniziare a fare la loro attività, perché abbiamo un motore di ricerca che suddivide le nostre società tra provincia, regioni, capo, possibilità di ricerca in molti modi. Abbiamo il progetto di allargare le informazioni fornire alle nostre società in modo da dare maggiori informazioni sulle attività delle società che sono servizi della società, e poi abbiamo il nostro pannello materiale dove è possibile avere sempre comunque tutte le gare calendarie della stagione civilistica, con il dettaglio delle gare, con il dettaglio tecnico, il dettaglio organizzativo, le gare passate, i risultati, e in home page sempre avremo dove si corre oggi, in settimana, quindi la possibilità di vedere dove si svolge l'attività ciclistica in questo momento, in questa settimana, per programmare la nostra questi grandi linee, diciamo, le principali organizzazioni. Poi così non si spera si nasce, quindi non è che lascerò poi visitarlo con calma a vedere proprio se qualcuno di voi vi darà la impressione. La nostra federazione è sempre disponibile a raccogliere suggerimenti critiche, pertanto tutto questo lavoro non è la conclusione, cioè questo sito non è la conclusione del lavoro, per quello che ci riguarda è l'inizio del percorso che vogliamo portare avanti per dare un'immagine sempre più moderna di situazione, ma soprattutto dei servizi e delle informazioni ai nostri utenti, sempre meglio di quello che buona navigazione, grazie a tutti. Grazie a Giovanni Consiglio per le sue importanti indicazioni per il nuovo sito della federcivismo. Adesso andiamo a parlare sempre di ciclismo, parliamo di ciclismo paralimpico. Per questa premiazione avremo tra le autorità, oltre al dottor Maragò, al dottor Dirocco, anche Simone Mannelli, presidente del Collegio dei Revisori di Corpo. Facciamo un applauso a questa forte premiazione. Il settore del ciclismo paralimpico è un settore assolutamente importante
del mondo del ciclismo italiano, perché quest'anno hanno ottenuto questi formidabili atleti ben 13 medaglie in una 2014 che è riservato per il settore paralimpico, 26 medaglie d'oro. Solo per questo merita intanto un applauso prima della presentazione.
importanti obiettivi che vanno per Alex Zanardi, ciclo dello sport italiano del mondo. Poi abbiamo spazio per una medaglia di bronzo, una medaglia di bronzo tutta i campionati del mondo, della classe C3 maschile e della cronometro per Fabio Annobile. Molto uguale, aperto, credo sia anche un abile motivatore per voi.
non si potrebbero fare mille battute, però quando alla fine traccia una linea rimane una ventina strana un po' di uomo, no? Cioè, qualcosa che rappresenta un qualche tipo di fratello, però è un uomo fantastico che ha dato vita a un gruppo meraviglioso dove io personalmente ho trovato tanti amici, tanti ragazzi che credo si sentano anche, come posso dire, partecipi anche dei miei successi individuali, perché io pochi anni fa non sono niente, ci dico, anzi tutti non sapevo nulla, però loro sono stati un po' la mia cerchia, il mio corso accelerato, mi hanno dato tanti consigli, mi hanno consentito di mettere a fondo un potenziale che evidentemente c'era, ma che bisognava fare come da trovare, perché non sono tanto un ragazzino, però anche da questo punto di vista è fondamentale nel davvero chiamare a raccolta la squadra nei momenti che contano, sapere motivare le persone, perché noi tutti poi in fondo siamo bravi in qualche cosa, si tratta soltanto di avere fiducia, di crederci, di lavorare, di sviluppare le cose, di avere anche rispetto degli avversari, perché poi si può anche arrivare secondi, non c'è nulla di male, non è che bisogna vincere per forza, però non provarci sarebbe vero del niente, magari questo se lo spiego ogni giorno, il suo atteggiamento, il suo modo di fare, la sua passione infinita. Insomma, non si dice non ti amiamo perché sarebbe brutto, però è sempre il primo ad alzarsi e l'ultimo ad andare a letto con una grinta, è una forza che veramente non è uguale. Per cui è il nostro leader, il nostro front band, e noi ci sentiamo molto rappresentati e davvero siamo felici. Finché lui sarà a capo di questo gruppo, credo che si potremo togliere tante soddisfazioni. Poi chi verrà dopo di lui avrà comunque un compito difficile che immagino che toglierà con entusiasmo e speranza, ma insomma rimane un finisce di uno, forse anche per fortuna per la dieta.
questo momento la consegna della Coppa della Federazione Cinesi Italiana viene consegnata direttamente da Giovanni Aragò, presidente del CONI. Sarete una contattrice di Sogni Bandieri, naturalmente ora prendiamo di nuovo questo finale poco. Il simbolo dei giocatori italiani del mondo, per le sue brillanti sui vittorie. Comunque non dimentichiamo, sono stato in grado di vincere tutti e tre i grandi giri. Vincenzo Ribari, allora che vicino, che sono scuro se passo davanti al dottor Marco. Vincenzo, insomma, lo sport italiano con il ciclismo, diciamo che si identifica in maniera particolare in te, perché sei un molto, molto particolare del ciclismo, piace alla gente. È stato con la vittoria del Tour de France, hai chiuso un campo che per l'Italia durava da troppi anni. Voglio dire, più che altro avevo un debito con i bambini dell'anno scorso che non sono potuto essere presente, quindi vincendo il Tour mi sono ripresentato qui. E cosa devo dire, sono veramente contento di questo. Ieri già con il presidente Maracò, ricordare loro oggi questo fatto bene, veramente veramente molto piacere. Cosa devo dire? Cosa facciamo nel 2015? Gli appuntamenti del 2015 sono tanti, sono molto importanti, quindi la stagione è veramente molto piena. Sicuramente un obiettivo importante per me sarà il Tour de France, però senza tralasciare sicuramente le corse più importanti del panorama ciclistico. Allora, possiamo sentire il nostro affetto per Vincenzo Ribari, il signore della Giulia, 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 l'anno di Vincenzo Ribari. Ieri da Ovidio Vettel abbiamo premiato delle società centenarie, c'era la Unione Ciclistica e Grigiana. Devo dire, ieri il ciclista è stato il grande protagonista, perché abbiamo premiato Vincenzo, abbiamo premiato Alex, che è stato un protagonista assoluto dell'evento, abbiamo premiato la famiglia Martini, abbiamo premiato una società centenaria. Abbiamo premiato anche, scusate se lo dico, la società Schermaglesi, da solo ha vinto 22 medaglie olimpiche, per farvi capire che alla follia, forse anche la stabilità, non c'è mai niente. Questa notte dei napoli vincono per andare a cercare di fare un colare d'oro, sono entrati dentro la sede della Schermaglesi, non l'hanno trovato e hanno incendiato la sede, compreso l'archivio. Questo per dirvi, purtroppo, che grazie di strano paese che è il nostro, però comunque viva la Schermaglesi, grazie. A questo punto entriamo nel settore dei professionisti su strada e c'è da dire che quest'anno l'Italia ha ottenuto una importante acclamazione per quanto riguarda la classifica per nazioni, ossia il World Tour 2014 appunto, la categoria, come detto, strada libera, riservata ai professionisti, però consegnata una targa della Federazione Ciclistica Italiana a quattro atleti. I quattro atleti sono Giacomo Rizzolo, che non è presente, ma facciamo comunque l'applauso per questo straordinario corridore, vero e proprio talento a
attuale, presente, forse anche nel futuro, sicuramente nel futuro, Vincenzo Pipari, un applauso. Benvenuto anche al ministro Capriotti della Federazione Civile Italiana per il riconoscimento a Vincenzo Pipari. Ed ora siamo arrivati sempre, per quanto riguarda il ciclismo professionistico del settore maschile, alla quella parte che è legata, che è riferita alla Lega del Ciclismo Professionistico. La squadra vincitrice della Coppa Italia 2014 verrà premiata da due personaggi, che sono Vincenzo Scotti, presidente della Lega. Facciamo un applauso a Vincenzo Scotti e a Enzo Pico, che è vicepresidente della Lega del Ciclismo Professionistico. Andranno a premiare la prima squadra classificata nel graduatore di Coppa Italia 2014, che è la Neri Sottori, per quanto riguarda il settore a squadre, che riceve la premio Angelo Cinnacca. Ecco Angelo Cinnacca che ritira in questo momento il riconoscimento nel Salone del Comodino, dove è l'occasione del CIO Comodino 2014. Arriva il riconoscimento con il dottor Maragona in questo momento della consegna ufficiale per il team Neri Sottori, rappresentato da Angelo Cinnacca. Un applauso, grazie. Starete di mano a questo punto per effettuare la prossima premiazione. Vorrei attirare la vostra attenzione di ricevere al centro della scena anche Amedeo Colombo, che è il consigliere di Lega in rappresentanza dei corridori. Facciamo un applauso anche per Amedeo Colombo, che è venuto qui con noi la comunicazione della migliore location, perché noi dobbiamo andare a premiare la classifica giovane, la classifica che ha visto la vittoria, la classifica individuale, appunto la classifica giovane di Coppa Italia 2014, nonché secondo della classifica individuale del UCI Europa Tour, con un atleta bresciano, uno dei migliori in questa stagione, Sonny Colombrelli! Eccolo Sonny con la centro, io vi ancora una volta, se possibile, Vincenzo Scotti, gentilmente, e Enzo Vigo, grazie per le fotografie con Sonny Colombrelli, che è stato appunto il vincitore della classifica individuale della classifica giovane della Coppa Italia 2014 e della classifica individuale della UCI Europe Tour 2014. Facciamo ancora un applauso mentre si consuma il flash fotografico. Buongiorno Sonny, e ben ritrovato. Insomma, una stagione importante la tua, che tra l'altro è terminata con una buona, sommando 13° posto in campionato del mondo, che è iniziato benissimo con una Milano Sanremo altissimo livello, hai fatto insomma vedere delle bellissime cose quest'anno e migliori soprattutto di Milano, come tu hai fatto. Un buon giorno a tutti quanti, sì, è stato davvero un anno da improvvisare, sono riuscito a guadagnare la prima vittoria e lì diciamo mi si è steso un tappeto rosso e concludendo i mondiali 13° e per il prossimo anno il mio obiettivo è confermarsi. Noi ti aspettiamo naturalmente agli stessi livelli, se possibile anche di più. Sonny Colombrelli, grazie! Ed ora abbiamo alcuni riconoscimenti speciali. Riconoscimenti speciali che verranno consegnati direttamente dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco. Il primo riconoscimento è una cornice della Federazione Ciclistica Italiana e verrà consegnato al gruppo sportivo Forestale. Facciamo un applauso alla Forestale che ci chiede al tempo con l'ingegnere Mauro Capone. Invitiamo l'ingegnere Mauro Capone a ritirare il prestigioso riconoscimento, non vedo arrivare nessuno, per cui vado avanti al secondo dei tre riconoscimenti previsti, ancora una cornice della Federazione Ciclistica Italiana, questa volta per il, cioè, eccolo qua, c'è Di Somma in rappresentanza, c'è Di Somma in rappresentanza appunto del gruppo sportivo forestale dello Stato. Facciamo un applauso. Consegnato da Renato.
riconoscimenti a cui può essere anche in precedenza, quello cornice della Federazione Ciclistica Italiana per il gruppo sportivo Esercito. Non c'è bisogno di pensare di arrivare ai nostri scopi che accompagna una delle atlete del gruppo sportivo Esercito che è Eva Lecchiare. Regaliamo un applauso a Eva in rappresentanza del gruppo sportivo Esercito Italiano. Non dovevo nominare, forse. Ecco, questo scopo di Eva Lecchiare naturalmente con Renato Leone. Grazie al gruppo sportivo Esercito Italiano. Siamo all'ultimo riconoscimento con una cornice della Federazione Ciclistica Italiana per un gruppo sportivo importante, quello delle Fiamme Azzurre. Facciamo un applauso. E quindi abbiamo Marcello Poli, responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre. Non c'è come stato Poli. Regia? Grazie mille per la sua presenza e per la sua sentire. Dunque, il signor Poli, questo è il momento della presenza ufficiale con il Renato di Rocco, un applauso per la Fiamme Azzurre. E noi, a questo punto, sono minuti, sono le 13:35 quasi passate, è il momento di chiudere. Renato di Rocco. Pronto? Intanto vorrei ringraziare tutti per la pazienza, ci siamo allungati nei tempi, ovviamente ho dimenticato come avviene sempre di salutare molte persone, ho parlato di commissioni, di struttura della segreteria, ho parlato di anche di disciplina che sono più numerosi, anche di professionalità, per cui li ringrazio davvero queste persone che hanno una grande attenzione. E approfitto di questo momento perché è una persona che era nella mia scaletta, ma dalla voce che bene. Un saluto a una persona che la prima volta non è qui con noi, una persona che invece è una storia del ciclismo di una per sempre, che è il grande nostro presidente onorario Alfredo Martini. Grazie a tutti.